Amazon adesso vale $1 trilione e il suo valore cresce esponenzialmente di giorno in giorno. Giusto per farvi capire, Amazon vale più di Walmart, Netflix, Samsung e Disney messi insieme. Quest'oggi andremo a vedere da che cosa deriva tutto questo successo, che cosa succederà in futuro ad Amazon e soprattutto vi rivelerò una delle opportunità di business più profittevoli che esistano attualmente. Quindi rimanete qua fino alla fine se volete scoprire di che cosa si tratta. Il 4 settembre del 2018 Amazon è diventata ufficialmente un'azienda da $1 trilione. Per chi non sapesse esattamente che cosa significhi un trilione, beh, sappiate che sono 1.000 miliardi. Ma da dove arriva tutto questo successo? Il tutto è dovuto a diverse ragioni. Innanzitutto Amazon cura tantissimo i suoi clienti. Qualunque cosa succeda, l'obiettivo di Amazon è sempre quello di soddisfare i suoi compratori. Hai un prodotto che non ti piace? Bene, dopo pochi giorni puoi chiamare un corriere sotto casa, farti prendere il pacco gratuitamente e puoi ricevere dopo pochi giorni un rimborso totale. Quindi tutto questo dà molta fiducia alle persone, che vengono invogliate sempre di più a comprare. Poi c'è anche la questione prezzi. Su Amazon possiamo trovare gli stessi identici dispositivi che troviamo magari anche in negozio, ma ad un prezzo più conveniente. Nessun altro store online si avvicina alle vendite che riesce a fare Amazon, nemmeno eBay, Apple, Walmart, Samsung e così via. Poi un'altra ragione è la vastità dei prodotti. Su Amazon puoi trovare davvero tutto quello che vuoi, cose che difficilmente potresti trovare girando per la Coop o da Carrefour ad esempio. Tra tutti i venditori online, Amazon possiede il 50% delle totali vendite, quindi la percentuale restante se la dividono poi milioni e milioni di altri venditori. Ecco dunque che entra qui in gioco un business davvero molto interessante. Amazon FBA è un business alla portata di tutti, ovviamente bisogna avere 18 anni per iniziare. Questo è uno dei modi più semplici per vendere online, senza avere un proprio negozio fisico. Infatti, una volta comprati per esempio 1.000 pezzi di un determinato prodotto, questi ultimi verranno spediti ad Amazon. E sarà l'azienda stessa ad occuparsi delle spedizioni, dei resi e a parlare con i clienti. Ma dove si comprano questi prodotti? Beh, ci sono diversi siti. Uno dei più noti è Alibaba.com. Qui potremo metterci d'accordo con i produttori cinesi sul prezzo, sui tempi di spedizione e quant'altro. Giusto per farvi un esempio, su questo sito potete comprare un frullatore per 4 euro al pezzo e rivenderlo su Amazon per almeno 30 euro. Quindi il potenziale di questo business è veramente altissimo. Spiegata così, so che non è molto chiaro, ma se volete saperne di più, vi consiglio di cliccare il link in descrizione, in cui uno dei più grandi esperti del settore vi spiegherà meglio come funziona. Comunque attualmente l'uomo più ricco del mondo è Jeff Bezos, ovvero il fondatore di Amazon. Il suo patrimonio ha raggiunto 155 miliardi, sorpassando di gran lunga Bill Gates. Pensate che lo scorso anno Amazon valeva 430 miliardi, adesso invece vale più del doppio. Eccovi un grafico molto interessante che vi mostra i guadagni di Amazon dalle varie vendite. Nel 2017 Amazon ha incassato 166 miliardi, mentre nel 2020 è stato stimato che incasserà circa il doppio. Per cui in futuro questo rimarrà ancora il negozio online più profittevole del mondo.